Amici napoletani, sono stufo di sentirvi dire che voi avete già vinto lo scudetto, che siete più forti, bla 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 di qua e di là. Stasera voi perdete con il Como, lo dico, il 100%. Il mio pronostico è 2-1 per il Como, che sarà la rivelazione di quest'anno. Cutrone, cuore milanista, vi purgherà con una bella doppietta e voi a casa, due babà, due pizze. I vostri attacchi di diarrea compulsiva e brucioli di culo, scottonelle, scottonelle a balle a tutta Italia, specialmente ai juventini, ma brucio mazzi, scottonelle belle, buone e morbida, così vi annettate il fetillao, au, che bruciao, a faccia vostra, balle scottonella, a faccia vostra. Il Napoli vince al Maradona 3-1 contro il Como e lo fa soprattutto con una reazione nel secondo tempo. Perché il primo tempo è vero che il Napoli va in vantaggio con il gol di McTominay, però è anche vero che il primo tempo è stato assolutamente dominato dal Como che è andato. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, costurata! Costurata! Costurata, ma si gode! Che sudata, ma si gode! Che sudata! E meno male che come appena salito in Serie A! Il primo tempo il Como ti palleggia in faccia e poi che succede, ragazzi? Che succede? Entra in cattedra un squadrone. Il calcio Napoli, guardi. Qua si vede quando una squadra è forte, ragazzi. Qua si vede la mentalità vincente, ragazzi. La garra. Non ce n'è, non ce n'è, basta che tiriamo proprio freno a mano, uomo, acceleriamo, e Dai, muoviamo la bisogna avere massa. solo un po' più Poi ti coraggio in po' mezzo di alle parti. più pazienza, poi con calma decideremo un poco cosa fare, se attaccare subito e chiudere le partite, aspettare un po' per far divertirvi, perché capitano quando poi facciamo le partite così, stanno carenne, poi vediamo, acceleriamo poco, Con Lukaku, l'armadio a 2 anni non è buono. Un gol e 2 assist. Forza Napoli, tira pie, lo scudetto non ci tu. Ma fino all'ultimo a tutto la mamma fa surà. Va da sputa per bocca di che scudetto. Tira pie. State calmi. Dai, diciamo da. E se ne va. Ragazzi, so che tanti di voi guardano i nostri video ma non sono iscritti. Vi chiedo di farlo perché a voi non cambia niente, ma per noi è importantissimo. Grazie mille e torniamo al video. Io vi giuro che non lo volevo dire. Non volevo dire, io non posso credere a quello che cazzo. È amore, ormai è amore, amore di quello all'aria aperta, quello fra Conte e il Napoli, Napoli e il Conte, perché Conte se lo merita. Ragazzi, questa squadra l'anno scorso, io vi ricordo che aveva cambiato 3 allenatori, ogni partita era una bruttezza. Adesso la gente corre a casa per andare a vedere la partita. Se non può andare allo stadio, la gente corre a casa, voglio andare a vedere il Napoli perché il Napoli diverte, però. Perché vi posso dire, quest'anno il Napoli, almeno dal mio punto di vista, ha tante possibilità, ha le carte in regola per giocarsi lo È scudetto. ufficiale, dopo la grande prestazione di stasera, il Napoli è la squadra favorita per vincere il campionato ed è inutile nascondersi, lo si sapeva di già. È incredibile come Conte e il suo credo riesca immediatamente ad attecchire nella testa dei giocatori. È incredibile, cioè gli è servito praticamente una partita, la prima roboante sconfitta e poi no, immediatamente boom, gli è entrato nella testa, ragazzi. Questo è già il Napoli di Conte. Questo è oggi in purezza il Napoli di Raga, Conte, ragazzi. Napoli senza coppe è una candidata fortissima per lo scudetto, perché Conte è Conte, ha una gran squadra, c'è Neres, c'è Kvaratskhelia, c'è McTominay che è esploso.
Ma quanto è forte McTominay! Quanto è forte! Che giocatori che vi siete andati a prendere! Questo è forte, vero? Ma penso che anche lui dice, quando guarda il Manchester, dice... Per fortuna sono andato a Napoli, cioè a Napoli c'è il sole, c'è il mare, c'è il cielo, ci sono le belle donne, si mangia bene. Sono micidiali perché è durato praticamente 20 secondi le speranze delle inseguitrici di questo Napoli. Io l'ho detto ragazzi, non fatelo passare primo in classifica perché quello non lo molla, quella posizione lì non la molla a tutti i costi. Oggi il Napoli è stato veramente incredibile. A lungo del Napoli, adesso tutti gli altri avranno quel pizzico di pressione per stare attaccati al Napoli. Napoletano, hai rubato. Rigore scandaloso. Però il mascarpone è buono. Però Napoletano, hai rubato. Un calcio di rigore battuto veramente brutto, centrale, e poi fa così. Ah, silenzio. Shh. Shh. Fa così. Non faccia così veramente. Shh. Grande Lucazzo. Avanti, Puffetto. L'hai dimenticato Osimhen? Che sei la maschera di Osimhen? Ah, Lucazzo. Perché segni sempre con le piccole, Lucazzo? Cazzo, ma è... Ma... È possibile che non capisco più di calcio io? Cioè, che non capisco più cazzo di calcio? Ma mi sono sbagliato ancora! Sì! Napoli, triplete! Ma è possibile che io non capisco più cazzo di calcio? Napoli, Antonio Conte, triplete. Bah, ennesima partita dove vincete di culo, napoletani, segnato dopo 20 secondi. Como che merita il pareggio, secondo me meritava anche una vittoria perché vi ha surclassato dal punto di vista del gioco il Como, ripeto il Como che è in zona retrocessione. Voi non potete continuare a vincere di culo con un rigore inventato su Lukaku. Ripeto, rigore inventato, VAR a favore del Napoli come sempre, a favore degli interisti. Un Napoli ha vinto, ma va rubato, rigore inventato, e come mai? Guarda che le squadre che lottano per la salvezza e quelle neopromosse sono fernute o quasi. O dovete giocare con Fiorentina, Roma, Lazio, Inter, Milan. E dove vuoi andare? Messaggio per Davide Neres, voglio sì fortissimo, però deci da, lo dico per te, lo zigli Catarum, se tu vuoi giocare, buffa che stai facendo, fai controproducente, va contro a te, apri gli occhi, cioè se tu vuoi giocare, che ti fai un quarto d'ora e tu fai assist, ti fai qua più poco, 6-7 minuti, tu fai gol, che significa, che non capisci mo che pensa, la prossima volta faccio 4 minuti, tu fai gol perché si fessa, fai no, se tu vuoi giocare, quando che ti fai qua 10 minuti, ti guarda attorno, che ne sai, ci fai uno sbadiglio, ti prendi un caffè, invece no, che è più paviù, che tu fai paura, diavolo!